Ah, torniamo a noi. Ciao Kevin, come stai? Sì, uno, sì, due, sì, tre, ma so sempre Marco la macchia, quindi no? Sì, due, quattro, cinque, sei. Aspettiamo le foto. Aspettate che è arrivato pure Andrea. Ciao, Stavo la salve. parlando con la segretaria della nostra scuola che risiede in Sardegna, a Silanus, provincia di Nuoro. Ti conosci abbastanza? Sì, beh, miei Allora, parenti sono di lì. share schermo. Vediamo che succede, eh. Riuscite a vedere lo schermo, il mio schermo? Sì. No, Silvio, non si vede. Come no? Io lo vedo. C'è scritto nulla. Condividi audio, vediamo un po'. Condividi pure l'audio. Perché ho la fortuna di avere uno spazio in casa dove ho messo il tatami, gli attrezzi, c'è la Ora lo mia palestra. vedete? Sì, ora sì. Adesso Ok. vediamo tutto quanto. Aspetta, l'acciaio. Ok, qua vedete le fotografie? Queste sono fotografie in anteprima del mio prossimo libro sulla difesa personale. Come vedete siamo da strada, con i vestiti in abiti civili. Questa per esempio è un esempio. Lui sta camminando, quello appoggiato al muro, lui lo guarda, e quello vede che c'è qualcosa che non va, quindi prende la strada alla larga. Questo sta partendo, gli arriva un calcio di ostruzione, seguito da un backfist. Quindi se uno rivede tutta la vignetta, è questo. Questo sta guardando la vetrina e c'è uno che lo vuole attaccare da dietro. Sono foto riprese con abiti civili, ovviamente non solo ragazzi, pure ragazze. È consigliato, se non erro, Vedi? vestirsi in abiti civili Vuole per rubare lo zainetto. allenarsi. Hammer fist. Ne abbiamo fatte tante, come vedete, sono tantissime, pure dentro la macchina, seduti al tavolino del bar, a terra, condizioni di antistupro. Questa è la posizione, dicevamo, laterale di guardia a terra. Come vedete, sono tante foto, tutte anche contro più aggressori. Questi sono tre contro uno, cattivi. Insomma, ci sarà un bel lavoro, un bel materiale. Aspetta che sta salendo qualcun altro. Ok. Interrompo condivisione e torno da voi. Ok, allora, ditemi tutto. Kevin. Sì, io volevo provare qualche tecnica, se vuole. Sì, dimmi pure. No, quello che vuole lei, magari per vedere se le faccio correttamente o se c'è qualcosa da correggere. Se tu hai qualche tecnica che non ti senti tanto rassicurato, magari fammela vedere, così vediamo se c'è. Sì, un attimo che... Sì. C'è qualcosa che lei consiglia, buonasera innanzitutto, c'è qualcosa che lei consiglia per da allenare per le basi, diciamo così, cioè le prime cose da allenare quali sono?
Sì, certamente, dipende, se uno parte da zero, certamente andrei sull'equilibrio della posizione di guardia, quindi il corretto allineamento, e magari prima di imparare i pugni base, tipo non so, il pugno diretto, un calcio dritto ai genitali, un calcio laterale basso, penso che sarebbe meglio almeno imparare gli spostamenti base, avanti e indietro, destra e sinistra. Bruce Lee, riferendosi al libro di Islet, dice che i movimenti sarebbero avanti e indietro, circolare destra e circolare sinistra. Tutti gli altri movimenti che si fanno sono solo delle varianti. Quindi imparare prima quella roba lì. È inutile partire subito a fare cose. Non sappiamo ancora stare in corretta posizione di guardia o a spostarci adeguatamente. Quindi, se uno parte da zero, io consiglio quello. Praticamente sto facendo una domanda riguardo al pressing kick, no? Sì. Praticamente lei cosa consiglia meglio, di utilizzarlo con la gamba davanti oppure quella retrale? Perché per esempio a me mi è difficile utilizzare quella retrale, Sì. perché magari spostarlo, magari posso fare due sulla passare in carico di una guardia di una. Magari quella domanda è più complicata di usare. Allora, dipende da sempre da che cosa, perché bisogna farlo, innanzitutto. Non è sempre essenziale utilizzarlo il crescent kick, non è certamente uno dei calci più potenti o più sicuri nel JKD. Diciamo che fondamentalmente un calcio frontale, un hook kick, un side kick, un Browning kick o scoop kick sotto i genitali sono più pratici, più utili. Il crescent kick, tu alzi la gamba, rimani per troppo tempo su una gamba d'appoggio, con un movimento che può essere più o meno potente, ma non ti può garantire la sicurezza durante un combattimento. Quindi dipende anche perché lo sto utilizzando, a che cosa mi serve. Lascia stare Enter the Dragon quando Bruce Lee a un certo punto capovolge testa sotto il malvagio Han durante il combattimento che avviene durante il museo, che dopo che l'ha colpito gli dà un calcio e crescent kick lo ribalta, perché quello ormai era tramortito. Quindi dipende dalle circostanze, perché utilizzo quello anteriore e quello posteriore. Nel dubbio e per motivi di atleticità li alleno tutti e due. Però, ad esempio, potrebbe essere utile, io l'ho usato più volte, contro delle persone che combattono con una guardia molto lunga, tipo così, Infatti io non la volevo che ti tiene a distanza in questo modo. sì L'ho visto anche nei magari combattimenti più di Sandan, e quindi uno sta così, in modo che col braccio ti tiene a distanza. Se questo braccio è bello rigido, e molte volte lo è, tu puoi colpirlo con il crescent kick avanzato, che è meno visibile. Quindi vai a dare un crescent kick sul braccio, aprendo la guardia dell'avversario. Per questo motivo poi tu stai qui, fai crescent kick, spin kick, è così. eccetera. Mi Perché prendo una combinazione, devo fare vedere. va a aprire e automaticamente mi gira già il corpo, che mi porta a portare poi un calcio laterale all'indietro. Sì, perché poi lo scopri, no? Togliendo la mano davanti, scopri tutta la parte della zona centrale. Quello c'ha un senso. Però diciamo è meglio non utilizzarlo, cioè solamente in casi eccezionali. Cioè, come questo qua appunto Il devo fatto che io fare. lo utilizzo nel momento in cui mi esce da utilizzarlo senza che lo penso, non decido come dovrebbe essere il jiu-jitsu, non decido, adesso uso il crescent kick, no? Sto a combattere, se mi viene, si crea l'occasione, lo tiro.
perché mi sono trovato ad allenarlo, quindi mi viene spontaneo. Ecco perché è meglio allenarli tutti e due, avanzato dall'esterno verso l'interno o dall'interno verso l'esterno, arretrato. Sì, vabbè, per allenare li alleno tutti e due perché magari per cosa mia, cioè per tenermi più completo. Però magari volevo sapere l'utilizzo in combattimento reale. Dipende dalle circostanze, non è un calcio Un po' prioritario. tutto dipende dalle circostanze, diciamo. Sì, non è un calcio prioritario, cioè è un calcio che Al formicottone li devi dare in allenamento. Cioè, rischi molto. di darli veloci. Se non prendi lui, ti trovi fuori equilibrio. Se non prendi lui, ti trovi magari girato. Dipende. Poi in quel momento sei più vulnerabile ad attacchi, diciamo. Sì, noi lo alleniamo ad alti livelli anche con degli spin saltati, quindi diventa, che ne so, io faccio un press and kick, lui si sposta, lo manco, spingo verso l'alto e salto con un press and kick arretrato, per esempio. Ma quello è un calcio saltato a spin, li utilizziamo noi in allenamento. Quelli Ok, sì. sono avanzatissimi, ovviamente. Faccio vedere anch'io la mia No, in No, questo caso non è roba mia. Anch'io me vabbè, però l'alleno. va bene pure le anche, dai, perché ti scioglie. Stretching. Non E lascia dopo provo a stare. finire che mi. Se ci provo, a finire che mi spezzo in due. Ma no. Vabbè, per gradi andiamo. Lavorate Sì. sui. Lavorate prima sui fondamentali. Invece di imparare overhand, imparate lo stride lead. Imparate il gancio, l'uppercut, il backfist a tutti i livelli, non solo alla testa. Perché il backfist non lo studiate alla pancia, ai genitali, indietro, sul tormento? Il gancio perché solo alla testa con alle costole? Il finger jab perché solo qui e non qui? Se uno si sta buttando verso di te, all'altezza della. Shifu, questo qui è lo stampato a mani, Sì. tipo 20 anni fa, e l'ho rilegato perché non riuscivo a trovarlo. Quindi l'ho Ammazza. trovato. PDF stampato e messo nello schedario. Tutto. Volevo fartelo vedere a te. Fantastico, plastificato. Plastificato. Sì. Vedi Arte. la passione. Come il mazzo di carte del Calabrone che possiede l'esimo. Ma ne è arrivato un altro di mazzo di carte tra i già 20 che ce n'ho su Bruce Lee, è arrivato uno fresco fresco di stampa. Però non c'è solo Bruce Lee, c'è Jet Li, Jackie Chan e Bruce Lee, tutte carte, sono sempre loro tre, però. Molto bello. Kevin, capito Kevin? Sì. Ok, andiamo avanti. Avete ancora mezz'ora di tempo. Sto con la webcam spenta che c'ho con la connessione dati. La Tranquillo. cupance. Dove abbiamo Perché? parlato. Mo sale. Mo Lo sale. strike lead, muovo le mani, Sì. rotazione, magari mi sposto. Mo sale Marco la macchia, ci fa l'accupancia. La mamma è da lì. Ha detto che dovevamo fare una diretta solo sull'accupancia. Sono sull'accupancia. Sì. E io penso che prima di lavorare su altri colpi bisognerebbe nel Jeet Kune Do imparare i fondamentali, i basilari. Poi ci aggiungi Shove Luke, il Corkscrew, gancio a cavatappi, altre Sì, cose. quello Shifu mi posso permettere, io il cavatappi lo faccio coi piedi anche.
Lo fai vedere? Sì, perché praticamente qua, no? No? Sì. C'è un Metti pure cavo attacco col calcio. col calcio. Sì, ma E non tutti i lo colpi. vogliono. Sì, ma tutti i colpi di mano e di piede poi dovremmo miscelarli insieme. Vero? Sì. Piede, mano, mano, piede, mano, piede. Mischiare. Per esempio. Se vuoi faccio al giorno 15 minuti di stretching. Tutta la Sì. settimana, non so se va bene abbastanza. Dipende, cioè nel senso magari sì, va bene anche tutti i giorni, però non insomma al massimo del Sì, ovviamente con vari tempi di recupero, però. muscolo viene. Vabbè, poi te lo dico io che per anni, per 4 anni lo facevo tutti i giorni, che spaccate tutti i giorni. Però poi Ah, sì, mi sono accorto nel tempo che poi c'erano anche degli infortuni. hai alzato l'alzata di gamba, cioè Sì. veramente come l'alleni quella Ma no, con sono sugli diversi. elastici? Sono diversi gli esercizi che faccio. Diciamo che più che altro faccio dello stretching statico. Quindi prendo una posizione, la mantengo per un tot di tempo, poi incremento e vado avanti. Gli esercizi principali li ho pubblicati nel mio secondo libro su Jake D, dove c'è stata tutta la fase di stretching, con le varie spaccate, sagittali, frontali. Ma quindi Però lo poi, stretching. dal livello che tu hai, puoi anche cominciare a lavorare con i lanci delle gambe. Cioè, che ne so, ti appoggi boh, a una parete e fai, lanci la gamba lateralmente, ok? La oscilli e la lanci. È già buono. Però dipende da come ti senti tu, senza rischiare che ti stiri, fai uno stiramento. Poi dipende. Non è l'obiettivo mio tirare il calcio al soffitto, ma rendere la gamba più sciolta in modo che riesco a muovermi più velocemente per tirare un calcio magari al plesso solare. Io faccio i lanci, quelli della gamba. C'è questo tipo di lancio che lanci la gamba verso l'alto, che è buono per il bicipite normale. Ok, poi cominci a sciogliere tutte le muscolature, la parte delle anche, delle ginocchia, e poi riesci piano piano a lavorare sciogliendo, rilassando le gambe e vai a colpire. Ok. Sì, forse non sbaglio, lei aveva detto anche che le anche sono diverse da persone, diciamo, asiatiche ed europee, se non mi sbaglio. Sì, anche. Ciò potrebbe variare anche da persona in persona, cioè Io non per forza dipende. penso che una persona quando deve fare un qualcosa si deve chiedere a che serve, cioè perché devo fare questo, cosa mi è utile fare questo. Questo è importante. Se no uno dice no, per tirare la gamba su, le ho usate anch'io le carrucole, come faceva Bruce Lee. Piede sulla carrucola, doppia carrucola, tripla meglio, perché due mi la fai a tirare sulla gamba e mentre attiri sulla corda la gamba si alza e Facciamo arriva, questo. come diceva Bruce Lee, al limite dell'umana Una sopportazione. palestra, capito? Diceva Bruce Lee. Guarda, io Piede qua mi sulla sono carrucola, fatto. doppia carrucola, tripla meglio, perché Quindi due anche questo mi sono la fatto. faccio sulla carrucola. Sono 5 persone in webcam. Bello. Questi sono fatti artigianale. Sì, ho visto. Abbiamo 5 persone in webcam. Cosa è successo stasera? Buonasera. Qua siamo artigianali, Live sappiamo. speciale, proprio, sì. Vabbè, Anche se due stanno in nero. sì, appena arrivo a casa accendo la webcam. Sono i ninja, so. buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. No?
Niente, sì, mi sono, volevo collegarmi per salutarvi, Sì. ovviamente, e per dirvi che mi impegno ufficialmente a fare un video sull'acupuncio, perché su 5 video è venuto fuori 6 volte questo argomento, e quindi su questo canale mi impegno formalmente a farlo. Mi dovete dare un po' di tempo per recuperare informazioni ufficiali, anzi, se tu ne hai qualcuna, tipo interviste, lettere, sifu si può inserire. Se vogliamo fare un video fatto bene, insomma, un pochino di tempo. Se ci accontentiamo di un video fatto un po' così, ovviamente si può sviluppare anche in giornata. Uno fa, lo sai com'è, no? Si fa un selfie, si fa una chiacchierata di un quarto d'ora ed esce fuori l'acupuncio. Però vista la situazione volevo approfittarne e, se ti sta bene, insomma, volevo fare una cosa un po' più seria e ovviamente andrà via un po' più di tempo. Non tantissimo, perché comunque si trova parecchio, cioè le informazioni già ce le ho, quindi è solo questione di lavorare sul montaggio, fare qualcosa un po' più carino. Certo. Va bene? Va bene. Ok, allora poi magari ci sentiamo in privato, se hai qualche, non so, qualche lettera, cioè ci sentiamo anche perché magari ti chiedo io qualcosa di più specifico, poi me la vai a cercare nella biblioteca Xen che sta a casa tua. Ti dirò che nella biblioteca mia non viene riportato l'acupuncio in nessuno dei più di 100 libri che ho di Jigun Do. Ma non spoilerare però, sì, non spoilerare. Però va bene, ok, poi ci sentiamo in privato. Va bene, grazie. Prego. Allora, dicevo, se ci sono domande ancora da fare, andiamo avanti. Io una parte da solo l'ho fatta, una bella parte. Abbiamo spiegato che cos'è il Jigun Do, fondamentalmente la struttura di base, il modo di lavorare la guardia, i footwork più importanti, lo cambio guardia, lavorare in maniera non solo simmetrica. E abbiamo risposto anche alle varie domande, in più abbiamo visto anche l'anteprima di alcune foto del libro. Ci sono anche difese da attacchi da coltello, da bastone, da bottiglia rotta. E nel libro abbiamo usato una bottiglia scocciata, proprio una bottiglia vera, tant'è che Alessandro Gabrieli si è procurato pure un bel taglio alla mano, quindi non era una bottiglia finta. Abbiamo usato proprio oggetti, il coltello era vero, era di metallo affilato, non era un pezzo di plastica. Questo è di bambù, lo stesso l'ho fatto io. Sì. Poi gli ho messo lo scotch. Allora, ragazzi, se volete sfruttare, oggi siamo live, quindi andiamo a spiegare, mostrare, spiegare tecnica. Non mi sono seduto sulla sedia apposta, ma come Ti vedete faccio una domanda io così non riesco a star fermo perché sono uno che mi devo muovere. Dimmi, Marco. Ti faccio muovere io un po'. Allora, domanda sempre sul footwork. Io ero in un'altra web, come si chiama? Web chiamata, web diretta, in un altro webinar, quindi una parte iniziale me la sono persa, non so se l'avete fatto. Ho visto la parte finale, ho sentito che si parlava di footwork. Volevo chiederti la differenza, visto che ci sono anche parecchi allievi che ti seguono, la differenza tra bouncing, sedia a dondolo, e applicazioni, insomma, sono consigliati in combattimento da strada, difesa personale, visto che si parla di questo, e se sì, in che modo? Perché molto spesso, siccome nel Jeet Kune Do, diciamo, nella mia esperienza, ho visto che quelli come me che cominciano
diciamo, con una certa testa sono pochi, nel senso il Jeet Kune Do molto spesso si vede come un insieme a quello che faccio, faccio anche quest'altro. E quindi molto spesso chi viene dal Taekwondo o viene da altre arti marziali, insomma, questi, soprattutto questi tipi di passi vengono un po' miscelati, un po' diciamo un po' modificati, va, diciamo così. Certo. Allora, ho scoperto come si fa per togliere la scritta. Giusto in tempo per farti Sì, muovere perché un po'. vedi lo schermo che viene. Devo ritornare sullo stesso commento che è stato messo e c'è scritto hide. Ah, e vedi, c'era scritto un hide allora, eh. Sì, però sullo stesso schermo, cioè sullo stesso messaggio che è stato scritto dalla persona. Ah, ok. Allora, vado un attimo con lo schermo intero, in modo che è possibile vedere. Allora, il sedia dondolo che nel Jeet Kune Do sarebbe il rocker shuffle, che appunto il rocker sta proprio per sedia dondolo. Difficile dire da utilizzarlo in una difesa personale, cioè di getto direi di no, perché se io ho un avversario da difesa personale che sta litigando davanti a me, io non mi metto a fare questo, capito? Perché sto cercando di vedere la distanza, se lui si muove, boom, vado a intercettare, no? Però se fossero più di uno, sono due o tre aggressori, forse può essere utile perché mi permette di essere meno prendibile, meno afferrabile e riuscirei a muovermi in modo da gestirmi meglio le distanze, gli spazi, gli angoli rispetto ad essere statico. Se uno davanti mi sta fermo, meglio che noi siamo fermi, possibilmente, no? Che ci mettiamo a saltare. Però se fossero 3-4 che ci girano intorno, lì sì che può essere utile, perché il rugged shuffle, che è sedia a dondolo, perché sembra che il corpo dondoli, in realtà non solo avanti e indietro, ma cambiando il peso del corpo, spostandolo sul piede sinistro, sul piede destro, avanti e indietro, ritmo spezzato, cioè col mezzo passo, e ti dà più mobilità, ti dà pure più velocità di cambiamento. Sicuramente invece è buono utilizzarlo contro uno che magari è un lottatore, perché davanti hai uno che ha un buon gioco di gambe mentre combatte, stare fermo, sì, ma se Se mi questo... capita uno alto e grosso invece. Vabbè, quello è un altro discorso adesso. Ah, ok. Però il rugged shuffle viene utilizzato soprattutto per quel motivo. Infatti poi Bruce Lee lo utilizza parzialmente nel film di Roma, quando Chuck Norris ha la meglio su di lui, lui a un certo punto comincia a cambiare tutto e si mette a fare un lavoro di piedi simile a quello di Muhammad Ali, che è appunto per il ring. Poi lo vediamo anche in The Game of Death, con la tuta gialla, che utilizza un footwork un Inizia a po' studiare la particolare. persona. Ok? Però la che shuffle sarebbe questo. I saltelli praticamente. Il peso viene trasferito da una parte all'altra del piede, una Sì, volta fu svuotato dire questa figata Zen. Ho dietro. svuotato Ok. la tazza per bere il tuo tè. Sì. Vedete che Bruce Lee quando inizia a usare il film di Roma fa questo. Guarda. Peso destro, peso sinistra. Chuck Norris poi lo vuole imitare perché diceva da quando ha cambiato il footwork, vedo che è più forte, lo faccio pure io. Si alza, ma non fa questo. No, saltella tipo stile kickboxing. Esatto. Che non è Il altro. bouncing, appunto. L'altro passo che avevo messo a confronto. Il bouncing è quello che fa Chuck Norris, quindi quello che si usa, diciamo, nel Taekwondo, quindi dove il peso resta comunque bilanciato e i piedi si muovono all'unisono.
Invece quello la sedia a dondolo c'è uno spostamento più fluido. Sì, quello lì infatti a me metterebbe in difficoltà, perché a un certo punto sto con tutti e due i piedi in alto e poi tutti e due in basso. Mentre questo qui, se ho il peso qui, non solo posso riportarlo lì, ma posso anche spingermi per cambiare direzione, perché un piede sta muovendosi e cambio direzione. Mentre questo qui mi sento incollato lì, non so come utilizzarlo bene, capito? Inoltre, questo tipo di saltello rilassa i muscoli delle gambe e ti favorisce un attacco di gamba veloce, perché stai sugli avampiedi e quindi rilassi i muscoli delle gambe. Poi ogni tanto ti fermi, parti, ritorni, cambi, capito? Questo è Rakershaft. Pensa che nel Chinatown JB si usa l'esercizio dove si fa un rack shuffle esagerato, che è propedeutico per alcune cose, anche se non è, uno lo vede e dice a che serve sta roba, è propedeutico per altre cose, non dirò adesso, però si fa addirittura così. È molto esagerato. Però lo usano. Mi chiedono di skipparti poi. Sì, perché non è che serve fondamentalmente per il combattimento, è proprio pedeutico per fare alcune cose, anche se in questa cosa io posso colpire, magari, mentre alzo, si dovrebbe fare colpire col piede sollevato posteriore, però posso raggiungere una persona e colpirla in modo che poi riesco a colpirla da distanza, volendo. Cioè, i movimenti vengono resi più fluidi anche di conseguenza. Sì, ma non è l'utilizzo principale. Allora, posso vedere il Silvio Tao. Secondo l'esperimento si chiama Bruce Lee di Jeb sul canale di Unlock al minuto 5:30. Perché non riesci a copiare il link? Una tecnica che prende solo da Muhammad Ali, ma anche dal suo cia cia cia, perché Bruce Lee era ballerino per l'appunto di cia cia cia. Gran maestro John Ree che ha confermato che quella tecnica era formidabile, perché John Ree ha insegnato a Bruce Lee a calciare i calci del taekwondo, Bruce Lee ha insegnato a John Ree a difendersi con le mani, perché anch'io ho allenato il taekwondo e non ci sono le mani nel taekwondo. Sì, sì. C'erano utilizzati maggiormente i piedi, se non certo. Quindi John Ree ha confermato che quel pugno che viene da Bruce Lee, siccome Muhammad Ali si è allenato con John Ree, quindi John Ree ha preso il pugno dal suo fratello di arti marziali Bruce Lee, e John Ree l'ha insegnato a Muhammad Ali. Così ho letto. Ragazzi, vi invito a insomma, come si dice, aggiungermi tra i vostri amici, non so, Facebook, Instagram, non so dove preferite. E se avete queste informazioni che magari io non ho, eccetera, mandatemele, ci sentiamo in privato, perché ovviamente in live sarebbe troppo complicato, quindi sentiamoci in privato, così mi aiutate anche voi, se avete appunto delle altre fonti che io non ho per questo video sull'acupuncture, così diciamo sfatiamo una volta per tutte. Sì, c'è una dimostrazione di John Ree che lo fa con puoi cercare John Ree di demonstration punch, qualcosa del genere. Va bene, dai, poi sembra Bruce Lee come si muove. Allora, Marco, cioè, facciamo così. Marco, sì, se riesci a farmi un bel video non troppo lungo, possibilmente, sì. E poi te lo inserisco nel mio canale YouTube.
Sì, ok. Sì. Ci aggiungerò una piccola presentazione io prima che inizia il video e poi lo monto con la musichetta e ci stai lì che lo mostri. Capito? Sarebbe figo. Okay. Magari anche inserendo le fonti, perché molti cultori... Eh sì, io lo voglio fare così, perché altrimenti non ha senso. Mo te spiego, oggi sono tutti sapientoni in Italia. Esatto. Che dicono a cubanci, ma che sta di... Noi abbiamo mai fatto, quindi non è GGD, capito? No, sì, no. Ok. Allora... Bisogna dare nuova linfa, secondo voi, per queste cose, Allora, invito ancora ad aggiungere i tuoi amici e ne sentiamo, ci sentiamo in privato. Allora, le persone, ora vi faccio un esempio, tanto per dire l'ignoranza, purtroppo la gente non gli va di studiare, non gli va e non gli va. Prendiamo il tavolo del JGD Gold Edition, quello che già vi ho detto, d'oro, con tutti la filigrana, eccetera. Aspetta, metto la schermo grande. Ah no, già ci sto, perfetto. E noi andiamo a vedere, sì, questa ti dico il fatto di, a parte che la qualità dei disegni, della roba allucinante, quanto è fatto bene. Però volevo prendervi delle tecniche scritte da Bruce Lee nella sezione Alcune armi del JGD. Guardate che meraviglia i disegni, con tutti i tratti di matita, non so se... La mente di genio di Bruce Lee. Esatto, questi sono proprio quelli originali. Aspetta che metta a fuoco un attimo la canna, eccolo. C'è anche la sfumatura della matita. Sì, con le chiaroscuri della matita, delle cose, ma i disegni sono molto grandi qua. Ora, vi volevo far vedere una cosa, perché la gente, ma quello non c'è nel JGD. Qui ci stanno le tecniche scritte da Bruce Lee. Vedi il vertical look, c'è anche il disegno. Allora, sì, prendiamo adesso non a caso. Perché a me a Roma mi hanno dato del Krav Mago. Ah, sì. Sì. Sono bravi, e questi che chiacchierano su YouTube, molto bravi, so. Andrea? Allora? Sì. Non ti trovo su Facebook... Mi aggiungi tu? Aspetta. Sì. Vediamo un po'. Devo prendere una tecnica magari meno conosciuta. Prima ve la faccio vedere, però non è che me la sto inventando io. Allora, intanto c'è cioè, Muhammad Ali, si vede che si allenava con John Ri. Sì. Quindi basta che c'è, uno cerca Muhammad Ali e John Ri si allenava. Muhammad Ali con John Ri. Già quello è una fonte. Esatto. Però c'era quel fatto che Muhammad Ali aveva segnato. Okay. Adesso io condivido il coso della demo, che sembra proprio come si muove Bruce Lee. Giorri, dove lo mando? Qua? Non lo so. Proviamo ad andare qua. Ok, va bene questo, grazie. Ok, l'ho trovato io, Andrea, grazie. Ma guarda, basta semplicemente vedere questi calci, che sono dei calci volanti. Ve lo potete vedere anche nel libro JGD in italiano, dove c'è il calcio. Sì, ma i calci tipo il tornado kick o quelli là sono inclusi nel JGD. Un attimo, dove ci sono anche i calci volanti frontali, volanti, sia saltati che non saltati, e ci sono nell'arsenale delle tecniche del JGD, ma che non ci sono. Sono scritte qui anche nel libro in italiano. Vabbè, questo qui è stato anche, ci sono delle parti aggiunte che poi sarebbero scritte da Tommy Carruthers, Steve Tuggett, Chris Kent, Nakamura, ci sono delle parti aggiunte ovviamente. Da lì diretti di Bruce Lee, diciamo. No, guarda che disegni grossi.
un bel librone, anche perché c'è una bella sovraccoperta. Si infila dentro e ce l'hai. E ci sono i calci volanti, il calcio laterale volante, cioè il calcio frontale volante. C'è scritto la della storia più figlia di Bruce Lee, che mi ricordo che si allenava con questo campione di taekwondo che provava un 3.40, che c'era 4 settimane che lo provava. Bruce Lee l'ha provato in, non lo so, mezz'ora, diciamo, faceva meglio di quello. Se tu ai praticanti di circondo di oggi dici che c'è, che ne so, un calcio frontale con la gamba arretrata, che dopo che hai colpito salti e colpisci con quella avanzata, ti dice: ma che roba è? Ci sta nel college che ti calcio frontale, salti, cambio gamba e colpisci con l'altra. Yeah. Ci sta che stai in posizione così, salti e dai il calcio volante laterale. Calcio laterale. Mo Shan, cinese, Mo Shan si chiama. È proibito in Cina. Quindi non è che non ci stanno, non è la priorità, la maggior parte delle scuole non le fanno, ma se leggi il Tao Te Ching che dice, è scritto tutto. Sì, perché Bruce Lee ha spezzato anche varie lance, comunque quella tecnica non si può, quell'altra no, quell'altra sì. Ciao. Vogliamo vedere la forma del gatto, Sifu, il Tao del gatto, il Tao Lu del gatto. Zoro? Più Waterman. Qua. Aspetta, ci vuole un po' di punto al capezzolo. Vai, vai, Sifu. Vedi le lenti degli occhiali, eccolo, eh. Hai footwork, su, eccolo, si sta preparando, eh. Eccolo. Oh. Hai footwork, su. Sta studiando l'avversario. Che matto che è. Come si chiama la tigre? Sei troppo lento per i miei gusti, gatto. Lui si chiama Zorro. Zorro. Sì, perché è nero. Vai. Su. Non sei degno di stare in questa stanza. Vai. Non puoi stare con noi. Hai visto Kevin? La pantera delle Puglie è arrivata a Roma. Come sì, non ho capito. Dopo questo siparietto di Zorro, stavo dicendo, quando vi allenate pure al sacco, quasi tutti iniziano subito diretto, gancio, montante, colpitori, diretto, partono subito col diretto. Pure qua, secondo me, bisognerebbe un po' cambiare, perché il cervello si abitua a fare prima quello, poi quello, poi quello. Quindi magari, che ne so, inizi, boom, gancio sul sacco, col footwork, gancio con spostamento laterale, back fist. Poi back fist cross, per esempio. Back fist sotto, smash arretrato. Gancio. Testo sinistro sposto. E no, boom, 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 sempre dritto. Boom, boom, immagina che sta arrivando un colpo, via. Più che jab. Per esempio. Maestro, mi scusi, ma dobbiamo rallentare il video perché non si capisce. Montante, gancio, overhead mentre esci, cambio guardia mentre lasciamo esci. Fare destro, sinistro, destro, schivo, bobbing wave con gancio al corpo. Express yourself.
Finta di attacco basso, alto, attacco indiretto progressivo, pugno con spinta indietro, backfist, la posizione guardia naturale. Bene. Sì. Mi sa che si deve rallentare un po' perché non si capisce, cioè non si vede quasi. Però in kick, finta, full kick, torna. No, sono stanco perché oggi ho fatto un allenamento di preparazione di lega tutto appesantito, quindi è per questo motivo che mi vedete che mi muovo troppo lento. No, invece è il contrario, il contrario, il contrario. Siete talmente veloci che si deve rallentare il video, sì. Di solito sono più veloci. Però voglio mettere, sono le 11:30 quasi, qua la cena sullo stomaco. Vabbè, la cena è quasi sferita ormai. Comunque, tecnica dei calci volanti del taekwondo, sì. Pure il calcio gancio rovescio, che Bruce Lee lo usava per far scena sui film, ma lo ha sempre detto, che non è un calcio potente, lo può usare però basso. Quindi... il calcio a gancio rovescio è il contrario del calcio a gancio. Il calcio a gancio va dall'esterno all'interno e il rovescio dall'interno all'esterno. E Bruce Lee lo usava colpendo l'avversario di qua, di là, di qua, perché fa scena. Ma se tu invece di tirarlo alla testa, con l'avversario che c'è le gambe qui, gli vai dietro il ginocchio, dietro la gamba. Forse è l'equilibrio, diciamo. Questo. Heel, hook, kick, cioè calcio a calcio col tallone. Heel. Okay. Quindi non è che... come se fosse una sorta di calcio del mulo rotante. Ok, faccio lo stile Sun, che è allora... c'è una errata corrige che dice che il tai chi non serve per autodifesa, è una stronzata. Comunque, anch'io voglio difendere un po' le... per esempio, c'è questo passo che si chiama la tigre sposta la montagna, ok, che è molto famoso il tai chi, lo usano quelli del lignaggio Chen, e si vede che un allievo del gran maestro che lo usa contro uno dell'MMA, quello di MMA vola, perché quando uno lo usa bene è come tutte le tecniche, ci vuole il tempo. Quindi diciamo che ci sono tipo due tipologie di stili, cioè quello più artistico e quello di attacco. Sì, esatto, cioè quello più, perché quello di Bruce Lee è cioè veloce, diretto, preciso, potente. Quello del tai chi invece oggi 5 minuti, domani altri 5 minuti, dopodomani vedremo. Lo stile è la tartaruga. Sì. Quindi la tartaruga batte la lepre, secondo la storia di Esopo. Capito? Perché alcuni pensano che il tai chi è lento. In realtà... c'è qualcosa di saggio. Però, cosa. Non mi sembra di vederlo sto video che mi hai descritto. Aspetta, aspetta, forse sì. Mi è arrivato come messaggio privato. Sì, sì, sì. Sì, lo sto vedendo, lo vogliamo vedere insieme? Analizza il movimento. Beh, sì, sì. In diretta. Aspetta, sì, sì. Condivido schermo. Lo vedete? Right, which hand do you, right or left? Right. Okay, right. So, all right, you have your hand right here. Okay,
ready to block, and when I throw my punch like this, all you want to do is to block it. Okay, let's practice. This is a practice. Ready? That's it. Okay, ready? Boy, don't get so nervous. You can enjoy it too at the same time. Hey, carino sto video. Boy, he's holding money to his hand like this. You respect that money, that $100 bill so much, don't you? All right, ready? You're blocking, ready? Okay, that's one, number two. Come in. Thank you. Right hand on left hand. Left. All right, ready? Boy, he's... I'm scared. Ooh, one more time. All right, ready? Ma si sta spiegando tutto. Welcome to my seminar. Let me call you for a speech. All right, ready? Right, left hand? Yes, sir. All right, ready? One more time. I'm sorry. That's my fault. I'd like to start with a demonstration. Okay. Padre del taekwondo, ricco. La schermata, la schermata, la schermata. Carino. Molto bello. Sì, questo è un altro di quelli che nessuno ha solo portato il taekwondo in America. Sì. Don Rico. Una leggenda. Bene. Stavo pensando a una cosa, però purtroppo alcune cose non le posso mostrare perché ce l'hanno bloccato su YouTube per via l'hanno bloccato il video perché avevo condiviso del materiale coperto da copyright. C'è una mossa coperta da copyright. Quindi non si può fare. Vabbè, comunque una sera ci organizziamo e vediamo un video della Bruce Lee Foundation, il Nucleus, il primo e il secondo raduno del Nucleus, che io ho il video DVD, e vediamo tutti i vari Ted Wong, Kimura, tutta la gente che faceva parte all'epoca, Pat Jacobs, eccetera, per vedere quello che mostrano alcuni allievi di Bruce Lee nel raduno della fondazione. Quello non è coperto da copyright perché è un video amatoriale, inizia senza scritte, senza niente. E questo non è il copyright, questo di Joe Lee, penso. Beh, no, questo non fa niente perché sta su YouTube. Sì, ma Steve Golden che tipo di lignaggio usa per il Jeet Kune Do? Original oppure... Guarda... Perché ho visto ieri qualche video che utilizzava tipo le stesse tecniche di Jerry Potit, cioè si focalizzava di più sul trapping. Sì, ma quasi tutti quella fascia lì facevano soprattutto, si andavano sul trapping. Oh, se non fate domande... Faccio una domanda. Si è stancato. Secondo si è buttato tutto. Stamattina che sto in piedi, sono un treno merce. Intendo lui, come lo usi? Aspetta, al minuto 5:33. Sì, infatti l'avevamo visto. Non ho capito. Chi è il pendolo? Sì. Appesa al muro per indicare l'ora. No, aspetta, andiamo un attimo per ordine. Chi è che mi sta a fare la domanda? Zaccaria? No, Xmandre. Sì, io vi sto salutando che domani ho un impegno. Sì, ma tanto tra un po' stiamo chiedendo pure noi, perché... Ah, ok, vabbè, se è roba di minuti... Sì. Buonanotte, Sifu. No, resta, se pochi minuti resta, non ti preoccupare. Ah, ok, vabbè. Sì,
pochissimi minuti perché ho delle cose da svolgere pure io, e poi comunque un'ora e 46 di diretta. No, io posso rimanere, tanto con la scuola mi sono sistemato io, quindi... Guarda, considerando l'arco di un paio di ore, forse nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, tutta la giornata l'ho dedicata al GKD, perché... Ha fatto pure lezioni private? Sì, ho fatto meditazione, poi ho fatto più di 2 ore di preparazione atletica. Sì, poi invece oggi mi sono allenato, con ho fatto qualche tecnica con il Nunchaku invece al pomeriggio. Poi ho pranzato, poi ho fatto 3 lezioni private online e mo eccoci, insomma, vedi che non mi fermo un attimo. Ma voi tipo le lezioni private le fai in contemporanea oppure... No, ognuno ha il suo spazio, private, se no erano semi private. Sì. Ho visto anche il suo video livello che sta lavorando, quindi, diciamo, quindi si deve dividere in diverse ore, allora, un'ora per un ragazzo, una... finisce uno, attacca l'altro, capito? Ho visto anche il vostro video motivazionale, tipo... poi spero che vada bene anche la campagna abbonamenti del YouTube, perché a quel punto tutti gli abbonati ogni tanto stabiliremo un giorno, che può essere una domenica, per fare un webinar dove tutti gli iscritti, cioè gli abbonati, non pagano nulla, quindi fanno il webinar gratuito, però non così, lo faremo su Zoom, in modo che io ho tutte le schermate di tutti, se no come facciamo a vedere come lavoriamo, allenamenti, preparazioni, volevo fare un po' di cosa. Poi Marco, se vuole, magari facciamo una prima... tot di minuti dove facciamo un po' di preparazione atletica, insomma, vediamo, dai. Storia a 3 sezioni. Sì, va bene, tanto abbiamo i nostri contatti, se è una questione di preparare ci possiamo sentire, se altrimenti improvvisiamoli al momento, non ci sono problemi. Sì, anche per vedere quanti sono quelli che ci saranno, insomma. Sì, esatto, bisogna anche vedere quanti sono, magari se siamo in pochi si può anche fare una cosa più, tra virgolette, dettagliata, tra virgolette, sì. Esatto. È anche più dettagliata. Se invece sono tanti, magari è meglio organizzare un pochettino e lasciare un po' più nel generale, dipende anche quanti siamo, sì. Comunque tutta la disposizione che volete, sì, c'è, non ti preoccupare. Sì, certo. No, mi fa piacere che magari cresce questa cosa. Ma sì, io so, mi vengono delle idee, poi a un certo punto nascono, per esempio mi ricordo durante il primo lockdown che c'era proprio la tristezza, cioè la cosa di star chiusi dentro casa, mortificazione, io ho cominciato ad allenarmi e addirittura facevo anche la corsa, all'inizio non ti permettevano neanche di andare a correre fuori, quindi correvo ti sentivi emotivamente, che comunque eri... Ma guarda, io mi sono sempre allenato, però a un certo punto ho iniziato a fare le lezioni streaming, poi mi è venuta l'idea di cominciare a intervistare istruttori internazionali, quindi nazionali, abbiamo intervistato 7-8 maestri italiani di JKD, poi sono andato sugli internazionali, Tommy Carruthers 2 volte, poi di loro. E quindi praticamente era nata questa cosa dove tutti mi chiedevano quando posso fare io l'intervista con te, quindi era bellissimo perché la gente faceva domande, cose, quelle con Carruthers spettacolari, ma le trovate ancora, sono andate sul mio Facebook. Ma Carruthers ha chiamato anche a me l'anno scorso, sì. Dice, voleva venire in Sardegna. Ah, lui ti ha chiamato a te? Sì. Lui ti ha chiamato a te? La segretaria. Ah. Io, cioè, contentissimo, perché per me anche tu, cioè, è una leggenda per me, va bene. Non mi ricordo di aver visto quello con Carruthers, ma mi ricordo di aver visto l'intervista con Antonio De Vivo, se non mi sbaglio, come si chiamava. Sì, l'ho fatta anche con Antonio. Quella l'ho vista. Io dovevo venire in Sardegna. Dice che ci ha visto, che siamo un po' grezzi in Sardegna, però coriacei, Tommy. Sì, lo so,
Magari poi si organizza, appena sarà possibile, organizziamo un evento. Che dici, Andrea? Se non vado via prima, perché dovrei andare in Asia, tipo. Ah, ecco. Vabbè, prima che vai in Asia. Se c'è, se troviamo io volentieri io, perché qua c'è bisogno di queste aperture. Perché qua l'unico di Jeet Kune Do è venuto che avevo 18 anni, ma sono andato e usava, non lo so, il calcio saponato. Insomma, sembrava che stavano andando a fare calcio saponato, però non era Jeet Kune Do. E anche un amico che è a Cagliari. Dice che si allenano, che sembrano quelli lì, di quello sport che davano in televisione, con i cotton fioc giganti, così. Certo. Va bene, visto che la macchina si sta per addormentare al computer, io quasi quasi vi saluto. Non è vero. Scherzo. C'è proprio bisogno di Sardegna, capito? Di Un po' eventi. di Sardegna ci vuole, dice che di Sardegna, anche perché noi ci manca pure il referente regionale Sardegna, quindi, capito? No, già che ho fatto io una cosa che è il primo che ha portato lo stile del Tai Chi, quello lì. Qua non c'era nessuno, capito? Qua si fa o judo, o judo, o judo, o judo, c'ho tutti i cugini che fanno judo, capito? A me il judo non piace tanto. Allora, non ci sono altre domande, ci salutiamo. Ci sono ancora un po' di persone collegate, comunque, se vedete che erano interessate forse a qualcos'altro, però magari dedicheremo un'altra diretta. Che solitamente andiamo avanti per un'altra ora, però oggi no, perché c'ho da Sei fare. stanco, C'è capisci? pure da Ci mangiarmi in testa. scarichiamo anche io e Kevin ogni tanto. Sì. No, è che ci abbiamo pure da finire la colomba qui, c'è un pezzo di colomba da mangiarmi. Vegana, eh? Vegan, non è una colomba. Gluten free. Sì, il porco l'ho preso Positive, all'esterno. L'ho comunque preso sti all'esterno. quasi per ricordarti le tue scelte, mi hai stoppato in tempo. Lo stop kick d'incontro. Quelle costano un bel po', mi sembra che veniva 14 euro mezzo chilo di colomba. E l'ho trovata in offerta a 5 euro e qualcosa, perché ormai era scaduto Pasqua, anche se la colomba scade da 4-5 mesi, ma l'ho presa subito, 5 euro. Sono degli ottimi ingredienti e poi Dove senza stare in zucchero. tema? Ma buona, eh? Io penso che se a qualcuno non glielo dici che è vegan, quando la mangia non se ne accorgi. Che è la stessa consistenza, lo stesso retrogusto, diciamo. Sì, manca lo zucchero sopra, però. Manca lo zucchero sia sopra che dentro, non c'è lo Sì. zucchero, è dolcificata neanche tanto perché non sta dismielata con sciroppo di riso, credo. Sciroppo di riso integrale. Sopra ci sono le mandorle, però. Al posto di quelle No, un po' di granelle. proteine e carboidrati messi insieme. Sì. La farina è farina di farro integrale. Vabbè, vabbè, Poi c'è buono, buono. scorza di limone, vaniglia, buona, pochi ingredienti, dai. Adesso ho fame. Se volete ve ne mando un pezzo via webcam, tranquillamente. È grossa, voglia magnalla. Attento a non Devi sfuggire mettere lo alla schermo intero, allora. Esatto. mia. Va bene, allora ragazzi, speriamo se vi preparate anche delle, magari farò dei questionari sul gruppo di YouTube, in modo che a seconda delle risposte che danno le persone riesco a capire su che linea vogliamo fare una prossima diretta, magari che diventi una cosa organizzata meglio, perché se no uno sa in questo momento non mi viene in mente quello che vorrei chiedere. Compiti a casa, fate un elenco,
scrivere domande rimani cose da chiedere. Proprio sì, mi confondo sempre. Poi ci faremo tutte le domande in live e non ci abbiamo più niente. A voglia, a voglia. Ce ne stanno di domande, ce ne stanno. Punto è che vengo solo quando vedi il video, quando finisce, poi. Ci stanno tante, tra cui una domanda importante, il JKD italiano. Io ho provato a mettere unione tra... Magari, c'è il carattere italiano, perché non però c'è sempre sta cacchio di rivalità assurda, una roba allucinante. Ci ho provato più volte, ho provato a organizzare eventi con molti istruttori italiani, un casino. L'unica cosa che funziona è nell'Oxen, dove arrivano maestri diversi di JKD italiano, ma che fa parte del circuito Xen, e lì si lavora senza invidie, senza quello che deve primeggiare. Marco l'ha visto, cioè siamo tutti la stessa casa. Sì, purtroppo nello, cioè, la politica a volte entra anche in settori dove non ci dovrebbe essere, tra cui lo sport. Io non voglio citare nessuno, anche perché insomma noi con l'Oxen ci troviamo bene, però insomma molto spesso è capitato anche a me nella mia, insomma, nella mia esperienza, che insomma ma tu vieni da un'altra federazione, noi non siamo nello stesso gruppo, che secondo me sono cose che vanno bene fino a un certo punto. Nel senso che se il tuo obiettivo è quello di fare una campagna tesseramenti, ok, ma se il tuo obiettivo come il nostro è più che altro divulgativo, quindi cercare di trasmettere le stesse cose, perché come dicevamo in altre live, purtroppo ci sono istruttori che ti dicono il pugno è così, altri che ti dicono che il pugno è così. Cioè, non è questione di appropriarsi di allievi di altri, è questione di creare una linea comune, e cioè, come se fosse il judo, cioè il judo è quello, non è che se vai nella CSI c'è un altro judo, cioè il judo è sempre quello. Invece per il Jeet-Kune-Do non è così, cioè, basta cambiare un attimo non solo federazione ma anche istruttore, e trovi un Jeet-Kune-Do completamente diverso, che molto spesso, come diceva prima Andrea, non è neanche Jeet-Kune-Do, cioè è calcio saponato, e questo non va bene. Quindi deve passare l'idea che se si vuole fare un evento è solo per divulgazione. Frutta e verdura, e poi ti metti a fare il corso. Cioè prima vedi frutta e verdura e poi ti metti a fare il corso di due settimane, come dici. Questo purtroppo abbiamo già detto che è un argomento che io è meglio se non si evito, perché sennò potrei essere ripreso. Però cioè, è sotto gli occhi di tutti che purtroppo è così. Ci sono professionisti che lavorano per anni e non vengono considerati, e altri che siccome hanno 80.000 follower su Instagram fanno un corso di 2 giorni e sono Cristo sceso in terra. Purtroppo il mondo dello sport è così. Senti, siccome vabbè, io sono ho fatto anche 15 anni di calcio, quindi la mia cosa è fare gli assist. Sono contento di fare gli assist. Quindi a me mi hanno cercato questi alla RAI per parlare di Tai Chi. Sifu? Sì. Io contatto a questi, dico: senti, perché invece non intervistate un maestro, che io sono giovane, io mi faccio da parte, intervistate un maestro che insegna a 35 anni e magari ti fai l'intervista in Rai per divulgare sempre, perché io vedo che tu c'hai questa cosa di divulgare. Beh, io divulgo dappertutto, mezzo stampa, giornali, giornali nazionali, pure La Repubblica qua, oppure radio, dove ti chiamano per dare visibilità, divulgo con YouTube, divulgo attraverso i libri,
dove è possibile, in modo che si sappia. Gli sempre... do il tuo contatto, dove li mando? Sulla pagina? Non so, dal sito pure, dal mio sito. Sì, eccolo qua. Che questi mi stavano rompendo le balle. Per me, io sono anche una persona un po' spirituale, diciamo. Per me era un passo troppo grande andare in Rai a parlare di arti marziali. Sono... Ah, guarda, a me mi hanno proposto di tutto, mi hanno chiamato pure per un cast che gli serviva un attore che praticasse le arti marziali, quindi dovevo fare delle scene d'arti marziali per un film, per esempio. Mi ci vedete a me? Sì, certo, dietro le quinte. Un film, sì, a un certo punto, sì. Riga Bruciati, capito? No, ma quello non è un maestro di giri, quello è un attore, è solo un attore. Ah, la ripastoria del Bruce Lee, ma quello è un attore. E poi cercano il nome e si ritrovano 450 video di Gitundo. Esatto. Invece l'intervista alla Rai la faresti. Un'altra cosa che volevo chiedere agli iscritti che stanno sul canale YouTube, Io li mando, se possono chiedere loro che tipo di tutorial vorrebbero vedere, quindi su quale argomento, per esempio. Quindi questa è un'altra cosa buona, perché non ti preoccupare, Marco, non ti preoccupare, ti diamo la buonanotte da qui, è caduta la connessione perché è scaduto il tempo, abbiamo superato le 2 ore. Quindi anche quello, perché io faccio dei video su richiesta delle persone, però se qualcuno magari sta aspettando un video di un argomento specifico, è meglio che lo scrive, così almeno mettiamo in scaletta. Allora, volevo, quindi c'è ancora un sacco di persone collegate, però vabbè. Grazie Marco, buonanotte anche a te, Gillai. Volevo dare la buonanotte a... Andrea, Kevin, come si chiama? No, Zaccaria. Sì, mi chiamo Luigi sul canale. Luigi, esatto, Luigi. Sì. Quindi Luigi, Kevin, Andrea, Sifu, Enrico, alla Rai insieme a Lorenzo De Luca sarebbe il top. Magari ci possiamo pure mettere d'accordo con Lorenzo De Luca. Allora, magari intervista con Lorenzo De Luca non l'hai ancora fatta. No, mi manca nuovo materiale. Oh, vabbè, ce n'è di roba da fare, troppa. Con molti di voi ormai mi sembra di stare con mio fratello, perché vi vedo talmente tanto, anche se non ci conosciamo dal vivo, che ormai sembrate persone di casa, capito? Sì. Ma vabbè, chiudiamo, perché veramente poi la gente che si collega a lezione in diretta e poi si vede 45 minuti del gatto che gioca con gli occhiali, quello che chiede del coso, si parla di colombe, insomma, anche quello è GKD. Niente, vi auguro buonanotte. GKD è solo un nome. GKD è soltanto un nome. Chiudo. Grazie di cuore, ci vediamo alla prossima diretta e teniamoci in contatto, ok? Buonanotte, si può gillai. Dalla Sardegna, dalla Puglia, Luigi. Napoli. Bella Napoli. A presto allora, io da Roma. Presto. Ciao. Buon appetito con la colonna. Grazie di cuore.